Sì, con l'ufficio Palio era circa un anno e mezzo che ci pensavamo e devo dire che l'ufficio Palio in tutta la sua struttura ha fatto un grandissimo lavoro. Ovviamente ci siamo avvalsi delle capacità tecniche del dottor Ciampoli, che sappiamo essere espertissimo nella materia, per cui abbiamo deciso di lavorare su un'ambulanza che potesse recuperare anche eventualmente il cavallo a terra. E da questo punto di vista, fra l'altro, anche per evitare certe immagini che sono molto brutte, avete visto anche la schermatura che noi abbiamo approntato proprio per far sì che, insomma, la privacy anche del cavallo venga rispettata e anche gli operatori possano lavorare con tranquillità e con serenità. Quindi l'ufficio Palio ancora una volta ha dimostrato di essere all'avanguardia non in Italia ma nel mondo per quanto riguarda la salute, la tutela e la prevenzione per quanto riguarda i cavalli, con la speranza, non me ne voglia nessuno, di non doverla adoperare mai. L'investimento sono circa 25.000 euro, ma l'operazione è stata fatta di concerto con la struttura del dottor Ciampoli. Noi appaltiamo, diciamo, la struttura per un numero congruo di anni e ci costa circa 10.000 euro l'anno per i servizi che noi richiediamo e di cui abbiamo anche una priorità. Le caratteristiche sono, intanto, ci sono tutta una serie di presidi già esistenti all'interno della struttura. Poi consente, senza dover in qualche modo far alzare un cavallo che abbia avuto un'offesa ad un arto, la possibilità di ricoverarlo all'interno dell'ambulanza e poi con un paranco che avete visto essere operativo, di poterlo rialzare per potergli fare tutte le prestazioni sanitarie necessarie ed opportune nel momento in cui si rendessero necessarie. Quindi la caratteristica è che il cavallo a terra oggi speriamo di non vederlo mai, ma ha la possibilità di essere recuperato in maniera assolutamente non invasiva, che gli possa provocare altri problemi e che possa essere ancorato senza dover Subire traumi. subire ulteriori traumi agli arti eventualmente, in modo che appunto quando arriva alla clinica del dottor Ciampoli il cavallo sia nelle migliori condizioni possibili rispetto al momento traumatico. C'è tutta un'attrezzatura medica che consente di fare un primo intervento, un intervento chiamiamolo di pronto soccorso e nella necessità e nell'immediatezza del momento paliesco, diciamo, o delle prove. Diciamo che questo è un mezzo abbastanza innovativo, nel senso che ha tutta una serie di strutture e di presidi, come diceva il sindaco, che in altre, diciamo, ambulanze veterinarie non ce ne sono. Anche tutto, diciamo, tutto l'insieme di dover avere un piano così basso, avere l'assenza di passaruota, avere un apparecchio anestesia funzionante, i paranchi, i monitor permettano di poter immediatamente mettere in sicurezza l'animale, addormentarlo, evitargli sofferenze, evitare che durante il trasporto possa subire dei traumi. C'è un letto gonfiabile, avete visto, che evita traumi, compressioni sugli arti del cavallo, sui polmoni, insomma, sull'apparato respiratorio, quindi ci permette di poter essere dopo pochi minuti col cavallo perfettamente in sicurezza. C'è la barella che ci permette anche di poterlo sollevare e tirare dentro senza fargli ulteriori traumi e soprattutto, siccome l'intervento, il primo intervento è l'intervento più importante per poter avere un buon risultato, noi speriamo che, se nel caso ci fosse bisogno, abbiamo la possibilità di addormentarlo, mettere subito fare tutte quelle azioni, tutti quegli interventi che permettano di poter recuperare l'animale pienamente, senza che poi lui ulteriormente si possa fare male, abbia dei traumi che possono compromettere la guarigione. Quindi abbiamo fatto in questi anni, no, tutti i vari passi sono stati quello di recuperarli, portarli subito, però mancava, diciamo, un pochino di poter assisterlo già da subito, no? Quindi senza evitare che si facesse male anche con traumi importanti. L'ambulanza ci permette di poter lavorare come se si fosse in clinica. E ci siamo avvalsi di un'azienda qui del territorio, perché è stato importante doverci confrontare continuamente.
in modo tale da poter approntare via via. Anche per loro è la prima volta, sono venuti qui anche oggi, anche l'azienda è venuta a vedere questa presentazione, e quindi diciamo è stato un lavoro d'équipe fra l'ufficio Palio, fra noi della clinica e fra l'azienda che l'ha costruito.